Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ed eccoci pronti a catapultarci nel clima, nei colori, nella moda, soprattutto nelle sonorità degli anni 80 e 90, con una delle band più rappresentative e uno degli artisti, anima del gruppo più iconici, ossia rispettivamente i Culture Club e il loro leader Boy George. Loro, da band musicale inglese che ha saputo interpretare al meglio il genere synth pop, ebbero successo soprattutto negli anni 80, appunto, specialmente per il frontman androgino, carismatico, ma vanno ricordati anche Roy Hay alle chitarre e alle tastiere, Mickey Craig al basso e John Moss alla batteria e alle percussioni. A mettere sotto contratto la band in Gran Bretagna fu la casa discografica Virgin, la quale all'epoca assente dal mercato statunitense li affidò poi all'etichetta Epi Records proprio per le vendite negli Stati Uniti. Questo solo come premessa, perché in realtà noi oggi vogliamo andare alla fine degli anni 90, insomma, per intenderci, non quelli dei primissimi ed enormi successi, come per esempio Do You Really Want to Hurt Me, un brano con influenza reggae che scalò, come sappiamo, tutte le classifiche della BBC sul finire del 1982, e neppure quelli di Karma Chameleon dal secondo album e che regalò al gruppo anche il secondo numero uno nel Regno Unito e il primo negli Stati Uniti. Fu un successo internazionale, diventando poi uno dei brani più celebri del decennio. Bene, noi oggi vogliamo volare virtualmente al 1998, quando il gruppo mise da parte le questioni personali, che avevano creato non pochi attriti nel periodo precedente, per tornare poi a riunirsi per una tournée. Incominciata con una performance di riunione su VH1 Storytellers, ecco che il tour riscosse un enorme successo, tanto da portare in quello stesso anno alla pubblicazione di un doppio album intitolato appunto Greatest Moments VH1 Storytellers Live e contenente un CD di grandi successi di studio di Boy George, Jesus Loves You e Culture Club, e un altro a tiratura limitata ma di fatto molto disponibile con la registrazione del concerto proprio della riunione. L'anno dopo i Culture Club registrarono un nuovo album intitolato Don't Mind If I Do, mai pubblicato negli Stati Uniti, il primo singolo, I Just Wanna Be Loved, numero 4 però nel Regno Unito, era già stato incluso sia nella compilation live, incentrata sulla performance di VH1 Storytellers, che nella raccolta di successi del gruppo e di Boy George da solista, intitolata appunto Greatest Moments e precedente il nuovo album di inediti. Poi seguì appunto il lungo tour dei Culture Club, che continuò per alcuni anni, culminando poi nel 2002 con un concerto che si tenne alla Royal Albert Hall a celebrazione del 20° anniversario e poi diventato un DVD l'anno dopo. Al termine di questo periodo ecco che la band si fermò di nuovo e in gran parte a causa di Boy George, maggiormente concentrato sulla propria carriera di successo come DJ. Boy George dunque ha affermato nel suo libro Take It Like a Man del 1995 che le canzoni che scriveva mentre faceva parte dei Culture Club erano dei messaggi molto sentiti diretti a Moss, che all'epoca non era dichiaratamente gay, aveva anche delle partner donne. Moss si rifiutava infatti di rendere pubblica la relazione tra lui e Boy George, e i testi delle canzoni di quest'ultimo rappresentavano una sorta di grido di dolore che provava proprio per questo
questo motivo. Basti pensare per esempio a Do You Really Want to Hurt Me, che significa appunto vuoi davvero farmi male, ma non c'è un punto di domanda, un punto interrogativo, e nello stesso tempo c'è invece l'inversione che di solito si usa nelle forme interrogative inglesi con l'ausiliare do e il soggetto. E quindi insomma c'è questo dubbio, ma forse anche questa affermazione, e il tutto rimane in forma ambigua. Beh, lo stesso potremmo dire anche di I just wanna be loved, che appunto significa io vorrei solo essere amato. E allora vi proponiamo questa canzone direttamente dal 1998. Deep underground, the Jelly Belly Factory. BB is in her secret laboratory, creating the weird and wild flavors of Bean Boozled. I've done it again! Is it pomegranate or old bandage? Dare to compare. Bean Boozled, 6th edition. Are you brave enough? Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.